L'ultimo parere reso pubblico dal Collegio dei Revisori dei Conti ha gettato il Comune di Pescara in uno stato di stabilità e incertezza, a far discutere e preoccupare il rischio di non essere capaci di risanare il debito di 4 milioni di euro nei tempi previsti. Riccardo Padovano, consigliere di centrosinistra, spiega preoccupazioni e ipotesi per la soluzione. Lo subiamo perché nella passata legislatura, cioè nell'anno 2013, sono state fatte delle spese pazze senza avere né un rendiconto veritiero né tantomeno una programmazione per quanto concerne le attività inerenti l'attivazione dei mutui. Io credo invece che ci sono strade da intercettare, dobbiamo lavorare tutti nell'insieme nel bene comune e comunque fare veramente un taglio agli sprechi. In questo comune di Pescara ci sono troppi sprechi e ci sono troppi sodalizi che per troppo tempo hanno beneficiato della struttura pubblica. Comunque devo dire che l'attività amministrativa fatta attualmente dall'assessore al bilancio sta dando degli buoni risultati e nel prossimo futuro troveremo anche le soluzioni. Sicuramente i 4 milioni e 2 li troveremo nell'arco dell'anno. A criticare aspramente la situazione di pre-dissesto economico delle casse c'è il rappresentante di Pescara Futura, Carlo Masci, che ricorda: lo scorso anno abbiamo dovuto tagliare 7 milioni di euro senza alzare le tasse. Questione di capacità politica. E noi continuiamo a confermare che questa amministrazione purtroppo non riesce a risolvere i problemi, perché i revisori dei conti che danno un parere che oggi, secondo Alessandrini, porta al predissesto, sono gli stessi revisori dei conti che per 5 anni a noi hanno dato sempre parere favorevole anche nel bilancio dell'anno scorso. Evidentemente è una questione di gestione, c'è chi riesce con la politica a gestire le situazioni in modo tale che i revisori dei conti diano parere favorevole e chi invece non ci riesce. Credo che questo sia il dato reale. Questa amministrazione è un'amministrazione che parla molto, critica molto, non si rende conto che oggi è al governo della città di Pescara e poi alla fine non riesce a prendere decisioni che siano decisioni politiche che impediscano l'aumento delle tasse e che impediscano il predissesto.